Anche l'area transfrontaliera tra Italia e Slovenia ospiterà una tappa della seconda marcia mondiale per la pace e la non violenza. Evento in programma a cavallo tra il 2019 e il 2020 che attraverserà decine di paesi. L'iniziativa, che già nella prima edizione del 2009 toccò le nostre terre, è stata presentata ieri alla comunità degli italiani di Capodistria dal suo promotore, l'attivista spagnolo Rafael de la Rubia. Il Golfo di Trieste ospita due porti nucleari militari di transito, quello di Trieste e quello di Capodistria, dove possono attraccare navi che trasportano armi atomiche o che viaggiano a propulsione nucleare. Un nuovo strumento giuridico per abolire questo status è il Trattato internazionale sulle armi nucleari, approvato lo scorso anno da una conferenza ONU ad hoc, non ancora ratificato da un numero sufficiente di paesi, che prevede per la prima volta la completa proibizione delle armi nucleari. La divulgazione a livello globale di questo trattato sarà il principale obiettivo della seconda marcia mondiale per la pace, che si snoderà in decine di paesi tra il 2019 e il 2020. Così come è successo in occasione della prima edizione della marcia nel 2009, l'evento toccherà anche l'area transfrontaliera italo-slovena nel mese di febbraio del 2020. I governi di Italia e Slovenia, in quanto paesi membri della NATO, non intendono per ora siglare il trattato. La società civile, con l'esempio della marcia mondiale o altre iniziative, deve mobilitarsi se vuole fare pressione sui governi e costringerli ad adottare misure a favore della pace. È l'unica possibilità che abbiamo per raggiungere l'obiettivo di cambiare il mondo affinché non siano la guerra e la forza a dominare. A sollecitare la stesura e l'adozione del nuovo trattato antinucleare era stata l'ICAN, la campagna internazionale per l'abolizione delle armi atomiche, insignita del premio Nobel per la pace 2017.